Pier Ferdinando Casini, manca una scuola di formazione politica, non ci sono più i partiti perché espressione di singole persone. Chi pensa di fare politica, dice il senatore Casini, dovrebbe prima pensare a formarsi professionalmente. Dopo aver consolidato la sua posizione, può pensare di candidarsi in modo da non dipendere esclusivamente da ciò che tanti desiderano fare quasi fosse una professione, ma pochi riescono perché possiedono le qualità necessarie. C'era una volta la politica, da un lato una denuncia e da un altro l'invocazione. Una denuncia nel senso che evidentemente chi titola un libro C'era una volta la politica vuol dire che pensa che oggi non ce ne sia molta. E nello stesso tempo un'invocazione a che torni la politica, perché non c'è un meccanismo diverso per partecipare alla vita della nostra comunità che è quello di fare politica. Per cui io mi auguro che tanti giovani possano meditare e impegnarsi nella politica perché è l'unico modo per migliorarla. Io in questo libro ricordo la formazione politica che i grandi partiti facevano e richiamo alla necessità di una formazione permanente. Il tema vero è però un altro. Non c'è formazione perché non ci sono più partiti. Non essendoci più partiti non c'è più chi fa formazione. Allora credo che la società civile, anche l'università, qua siamo in un'università, possano svolgere un ruolo di supplenza verso una sensibilizzazione, una formazione politica. Poi la gente andrà a destra, a sinistra, al centro, dove ritiene opportuno, ma è importante che ci sia la formazione politica. Abbiamo avuto un'epoca dei governi tecnici, che io nel mio libro dico sono come gli antibiotici, certe circostanze è necessario prenderli, ma meno possibile. E oggi c'è un governo politico che ha vinto, non è il governo che volevo io, sì, però alla fine è un governo che hanno scelto gli italiani, per cui va rispettato e credo che su questo si possa costruire il futuro del paese.